ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha emanato una nuova ordinanza in vigore da domenica prossima, 14 febbraio, che dispone il passaggio in area arancione per l'Abruzzo. Intanto il presidente Marsilio, proprio a causa dell'elevato numero di contagi, ha firmato un'ordinanza che pone in zona rossa le province di Chieti e Pescara. Ma per tutti i dettagli ci colleghiamo in diretta con la collega Gigliola Edmondo in compagnia del direttore Claudio Damario. Buonasera Gigliola, buonasera al tuo ospite. Buonasera a te, con Diego Martelli siamo a Pescara, già presentato il graditissimo ospite che è il direttore del Dipartimento Salute della Regione Abruzzo, Claudio Damario. Tu hai già ben spiegato la situazione, l'Abruzzo che torna in zona arancione da domenica 14 febbraio fino al 25 febbraio, per due settimane in zona rossa le province di Chieti e Pescara. Hai ricordato il provvedimento nazionale firmato dal ministro Roberto Speranza e per quanto riguarda le province di Chieti e Pescara l'ordinanza firmata dal governatore Marco Marsilio. La settimana di riferimento che ha portato a queste decisioni è quella tra il 1 e il 7 febbraio, con l'indice RT che ha superato il valore 1,22. Dottor Damario, dunque la situazione è preoccupante soprattutto a causa delle varianti, in particolare la variante inglese del SARS-CoV-2, con un'impennata di contagi nell'area metropolitana Chieti-Pescara. Ci riassume, perché ci sono state tante interlocuzioni con i prefetti, con tutto il territorio regionale e con il Ministero. Cosa sta accadendo e soprattutto cosa si può fare? Ma nell'ultima settimana sono stati momenti di grande interlocuzione con tutti i dipartimenti di prevenzione delle ASL, con gli infettivologi, con i referenti delle rianimazioni e dei referenti ospedalieri, soprattutto scambi continui con la Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, proprio perché attraverso delle sorveglianze di laboratorio abbiamo individuato un'elevata circolazione della variante inglese sul territorio regionale, ma con grande prevalenza nelle province di Chieti e di Pescara. E questo ha determinato questa evoluzione dello scenario di grande diffusibilità, con ormai la percentuale quotidiana dei positivi per l'80% si riferisce alle due province di Chieti e di Pescara. Quindi c'è bisogno della massima attenzione. Ieri sera abbiamo avuto un'altra interlocuzione col Ministero e loro hanno consigliato fortemente di limitare la circolazione e di aumentare le misure restrittive tipo articolo 3 del DPCM del 14 gennaio, proprio perché se questo si fa tardivamente potrebbe non essere sufficiente neanche la zona rossa, quindi andremo direttamente a misure di lockdown. Quindi è importante in questo momento ridurre la circolazione della variante inglese, fare una sorveglianza quotidiana, anche perché se noi facciamo circolare troppo velocemente una variante tipo quella inglese rischiamo di vanificare anche la vaccinazione che abbiamo messo in piedi. Da stasera abbiamo dato disposizione a tutte le ASL affinché da domani si continui a completare la fase 1, compresi gli ultra ottantenni che ormai sono anche loro un numero molto importante per la nostra regione, circa 100.000 persone. Abbiamo un'adesione già molto elevata degli ultra ottantenni. Abbiamo anche dato disposizione affinché già da domani si possa cominciare con la vaccinazione AstraZeneca per quanto riguarda gli insegnanti, quindi corpo docente e non docente, personale universitario, forze dell'ordine, di polizia e strutture penitenziarie. Naturalmente nei prossimi giorni, in sintonia con le disposizioni nazionali, comincerà anche poi la fase 2, che è riservata praticamente ai cronici, ai fragili, alle persone che hanno anche una fragilità o sono portatori di gravi handicap. Divieto di spostamento tra le regioni fino al 5 marzo e con il ritorno in zona arancione
e con l'istituzione delle zone rosse in tutte e due le province di Chieti e Pescara, chiudono bar e ristoranti, quindi sarà consentito solo l'asporto. Quali altri provvedimenti sono inseriti all'interno delle ordinanze ministeriali e regionali? Oltre all'articolo 3, che fa l'elenco di tutte le attività che sono ammesse e non ammesse, abbiamo dovuto rinnovare per l'ennesima volta l'invito a non stazionare o a assemblarsi nelle piazze o nei centri storici, perché abbiamo visto questa è una delle cause più importanti e più pericolose per la diffusione dei virus. Il comportamento, ormai lo diciamo da più di un anno, è una delle misure più urgenti da rispettare, e anche diciamo, la repressione di questi comportamenti non idonei. Quindi è un richiamo ulteriore alla responsabilità di tutti i cittadini, anche perché rischiamo di vanificare o di compromettere tutte le attività economiche favorendo questa circolazione in modo non prudente. Grazie. Didattica a distanza nelle scuole, stiamo vedendo che adesso in diversi comuni gli ultimi provvedimenti a Chieti e a Bolognano, didattica a distanza dalle elementari fino ovviamente alle scuole secondarie superiori, ma ancora per fino al 25 febbraio non ci sono state ulteriori. No, allora la didattica a distanza ricalca quelle che sono le indicazioni dell'articolo 3, quindi dalla seconda media alla scuola diciamo superiore e anche per l'università, quindi anche diciamo il polo universitario che di Pescara sarà diciamo accessibile con la didattica a distanza. Però laddove non c'è una ulteriore disposizione dei sindaci, perché ci sono casistiche importanti, rimarranno aperte le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la prima media, quindi non c'è chiusura, a meno che non ci siano un numero elevato di casi, come è successo a Pescara, per cui si arriva anche a una chiusura di ogni ordine e grado delle scuole.